Io posso dire apertamente ad altissima voce che io mi sento molto più sicuro qua al Cairo che in certe città italiane. La fogliolina di basilico. L'Italia sul Nilo, ma che dire di più? Today I'm really glad to share with you the inspiring story of an Italian dreamer who came to Egypt with little more than a dream to open a sophisticated modern restaurant. And fueled by passion and hard work, he was able to create Pier 88, a chain of restaurants that quickly became Egypt's upper crust favorite. If you are looking for a fine dining experience in a modern contemporary atmosphere, there is no better place to go. And pretty soon, in collaboration with Naguib Sawiris, Egypt's most successful entrepreneur, will open a flagship location right in front of the pyramids. They will serve unique dishes never tried before that combine traditional Egyptian recipe with modernity. If you're in Egypt, make sure to give Pier 88 a try, especially if you are with your spouse and you want a romantic setting. And now, let me introduce you, Giovanni Bolandrini. Prima tu mi dicevi che appunto sei arrivato in Egitto circa 20 anni fa. Sì. Com'è stata la parabola? Perché riuscire a creare un locale così, che penso anche tu Guido, che hai girato mezzo mondo, beh, è sofisticato, è moderno. Assolutamente moderno, sofisticato, carico di atmosfera, fascino. Com'è stato un po' il viaggio dall'inizio? Cioè, com'è fare business in Egitto? Ma senti, io è la storia che racconto un po' tutti. Io vengo da una famiglia normale, diciamo, una famiglia povera di contadini, di lavoratori, però sin da bambino sono sempre stato, ho sempre voluto andare a cercare delle cose impossibili, delle cose che non avevo mai visto. Sono sempre stato molto curioso e a 20 anni ho lasciato il mio paese, sono andato a Londra, dove sono rimasto per 30 anni. Poi sono venuto in Egitto tramite delle amicizie che avevo, così per una vacanza 20 anni fa, e da lì è nato, diciamo, un po' tutto, fino al 2016, quando mi sono trasferito e ho incominciato questa attività di ristorazione, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Ecco. Quindi il primo Pier 88 è nato a Gouna? Il primo Pier 88 è nato a Gouna nel 2008. Poi da lì, diciamo che siamo stati anche i primi, non c'era niente. Allora io, quando poi sono venuto nel 2016, sono venuto qua molto ambizioso di fare bla bla bla. Non è stato facile, perché ti dico, io ho fatto anni a piangere da solo in camera in hotel quando vivo al Fairmont, perché vedevo una cosa fatta bene, bella, che però non decollava. Poi tutto in un tratto nel 2018 siamo cominciati a salire. Abbiamo fatto l'opposto di quello che accade sempre in Egitto, che i locali vanno per un anno, il secondo anno sono lì e il terzo non ci sono più. Adesso, diciamo, questo è un po'... Se posso permettermi di dirlo, perché tanti locali poi sotto non hanno sostanza, quindi aprono, sono nuovi, sono belli, ma poi deve avere il prodotto che regge, non solo il prodotto, deve avere anche, come tutte le cose di questi livelli, deve avere la passione, l'amore, la dedizione. Io ho 300 dipendenti che si butterebbero nel mare per me, ma perché io mi butterei dal ponte per loro, per cui... Cioè, ho un rapporto anche con i miei dipendenti, che è un rapporto molto familiare, molto, molto genuino. Cioè, io vengo al mattino alle 10, me ne vado via a mezzanotte tutti i giorni, 7 giorni alla settimana. Come vedi tu l'Egitto anche a livello economico? Io... Perché spesso è difficile raccontarlo. Io, se faccio vedere così un'immagine del tuo locale, molti pochi crederanno che è al Cairo. Io posso dire apertamente ad altissima voce che io mi sento molto più sicuro qua al Cairo che in certe città italiane dove sono nato e di Londra dove sono vissuto. Vi posso dire che l'Egitto non solo è un bellissimo paese, però è anche un paese molto tranquillo, dove la gente comunque è molto calda, dove hanno i loro pregi e i loro difetti, ma come li abbiamo tutti, ecco. Cioè, però parlando della sicurezza, lo ripeto, io sento più sicuro qua in Egitto che in alcuni paesi d'Italia. Si aprirà un ristorante davanti alle piramidi, che io ho visto dei piatti, delle reinterpretazioni di piatti tipici egiziani uniche, come la kawara. Prego. Ma praticamente questo è stato un progetto molto difficile, specialmente per me, non essendo egiziano. Ho detto, cioè, non è possibile che non ci sia un ristorante di una cucina
egiziana di un certo livello. E allora ho detto basta, cioè proviamo, e a poco ho preso comunque confidenza e abbiamo praticamente rifatto, non rifatto, abbiamo ristrutturato una cucina che probabilmente prima non era nei menu delle cucine mondiali. Che sarà buono per le piramidi avere un bel ristorante moderno con reinterpretazioni. Ma non solo uno, cioè ce ne saranno diversi, e questo è il piano che è stato fatto da Orasco e dal mio grandissimo amico Nagib Sawiris, che è un genio perché vede le cose molto prima di tante altre persone e ha avuto questo intuito di prendersi le piramidi sulle sue spalle, il plateau delle piramidi, investire e cercare di dare qualche cosa di buono e di bello all'Egitto. Io ho provato adesso i piatti che abbiamo fatto insieme con lo chef e devo dire che sono usciti dei piatti, cioè, inimmaginabili, che io non ci avrei mai creduto. Però nessuno ha mai provato a rivisitare una cucina che comunque esiste da millenni e che ha comunque un folklore con 100 milioni di persone. Piatti unici serviti in un ambiente ancora più unico. E certo, quando c'è una visuale davanti con la piramide di Khufu e di tutte le altre piramidi, c'è una cosa, un'opportunità che non avrei mai più nella vita. Cioè, il fatto che ce l'ho avuta io mi fa sentire un privilegiato, ma anche comunque mi dà mi ripaga dell'amore che ho comunque nutrito e nutro per questo paese. Devo dire che diventi un orgoglio nazionale, perché comunque davanti a forse il monumento più iconico al mondo ci sarà un ristorante con cucina, diciamo, diretto da un italiano, non un francese, quindi sei anche un orgoglio nazionale. Ma diciamo che comunque tra l'Italia e l'Egitto c'è sempre stata questa specie di rapporto ai tempi del famoso Marcantonio, che venne e si innamorò di Cleopatra. Io sarò Don Giovanni che si innamora delle piramidi. Allora, Giovanni ci ha fatto una sorpresa. Questo sembra veramente di stare in Italia. Sì. Lo chef sta con noi. Allora, George è con me da quando ero un pistolino. Mia madre mi ha insegnato a fare la pasta. Fa la pasta più buona che c'è in Egitto. Una garra dell'Oedi. Bisogna asciutto mi nell'acqua nel forchetta e al dente pesato. Da proprio quando la forchetta penetra. George is the best pasta man in Egypt. Cioè, questa proprio ti parla. Si ammalia, si è impossessata di me. La fogliolina di basilico. L'Italia sul Nilo, ma che dire di più? Io ogni volta che adesso mi chiedono magari dove vogliono andare per fare una bella serata, gli consiglio sempre il Purity 8. Ma guarda che anch'io dico la stessa cosa. È venuto un ragazzo di Dubai, italiano, settimana scorsa, mi ha detto: ah, ma tu sei Giovanni? Io sono bla bla bla, vivo a Dubai, vabbè. Ma lo sai che ho incontrato cinque persone mi hanno detto la stessa cosa. Ah, se vai al Cairo devi andare al Pier 88. Ancora, diciamo, per me questo è un orgoglio, perché significa che abbiamo comunque dato un'impronta a una città che ne aveva bisogno. Io direi che la chiacchierata è stata interessantissima, esauriente. Giovanni è un grande personaggio e lo si vede dalle sue idee, dalle sue intuizioni. Questa del cibo egiziano da rivisitare è molto 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 bella. Grazie davvero, Giovanni.